La linea di quei cipressi lì è l'ingresso di Villa Spada Lavini. E che cos'è successo? Che nel dosso che viene su da Molino San Polo, quindi dal fiume Musone, la strada Casenove Filottrano per intendersi, arrivato su in cima al dosso lì della selva di Villa Spada, dove si scollina, proprio in quel punto lì era successo che i partigiani, che erano ignari de bene di dove si trovassero le forze tedesche, venivano giù qui da sta strada qui. Sera San Pietro, è venuto su sto sidecar tedesco e praticamente si sono trovati lì per lì, insomma, a tu per tu, c'è stato sto scontrafuoco, sto sidecar nel frattempo è tornato indietro, è fuggito. Allora si è creato tutto un casino, i tedeschi si sono allarmati e a un certo punto, nelle ore successive, sono entrati proprio dentro la villa I per dire tedeschi. i tedeschi perché dicevano, oh, qui voi proteggete i partigiani, li nascondete, eccetera, no? E c'è stata una colluttazione, qualcosa del genere, questi erano particolarmente nervosi e con una smitragliata hanno ammazzato il conte Spada, che aveva 75 anni, eccetera. E nella croce che abbiamo visto qua sotto, lungo la strada, perché lì sulla destra c'era sta croce, a sinistra c'è la chiesetta di campagna di San Pietro, col tetto sfondato purtroppo, c'è tutte le vittime della contrada San Pietro, che sono morte durante il passaggio del fronte, tra cui c'è scritto pure Il conte il Spada. conte Spada. Questa è un po' la Bello. storia. È tutto documentato comunque sul libro La battaglia di Filottrano di È Giovanni bello Santarelli. anche il tramonto. Sì. E Guarda. questo si chiama Monte Pomarolo nel nostro checkpoint, anche se Monte Pomarolo non è esattamente questo, ma sta dietro questi alberi che si riconosce perché c'è un cipresso solitario in cima. Dopo lo vedremo meglio, anche giù quando si scende. Se corre lungo la Val Musone, sulla via Jesina, te sto Monte Pomarolo lo riconosci sempre che c'è sto cipresso da solo, capito? Sta lì in solitaria, solo che adesso noi non lo vediamo, sta subito dietro questi alberi.